Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, figlia primogenita di Albano e Romina Power. I nonni materni erano l'attore statunitense Tyrone Power e la consorte messicana Linda Christian. Nel 1983 recitò una parte nel film Champagne in Paradiso di Aldo Grimaldi che vedeva come protagonisti i suoi genitori. Nel 1987 esordì come cantante in duetto con la madre nel brano Abbi Fede, tratto dall'album Libertà. Lavorò nel ruolo di valletta della prima edizione del game show La Ruota della Fortuna, condotto da Mike Bongiorno, su Canale 5, andata in onda dal 5 marzo al 25 giugno del 1989. La notizia shock proviene dalla Spagna, l'ultima clamorosa indiscrezione sul caso di Ilenia Carrisi, scomparsa nel suo ultimo viaggio in America a fine dicembre del 1993. L'ultimo contatto con la famiglia la 23enne lo ebbe il 1 gennaio del 1994, dopodiché il buio assoluto. Tra le piste più accreditate in merito a questa scomparsa, c'è la controversa conoscenza con Alexander Masachela, il trombettista, con precedenti di droga e molestie con la quale Ilenia aveva intrapreso un'amicizia. Ad avallare questa ipotesi c'è soprattutto la madre Romina Power, convinta che questo fantomatico guru l'avesse drogata e fatta entrare in una tratta delle bianche. Ad ogni modo la verità non si è mai scoperta, né tantomeno il corpo della primogenita di Albano è stato mai ritrovato. Il caso è tornato alla ribalta in Spagna, dove la trasmissione Salvame avrebbe diffuso una nuova ipotesi piuttosto ardita. In sostanza Ilenia Carrisi si sarebbe sposata e vivrebbe a Santo Domingo con due figli e il marito Alexander Suero, Álvarez. Purtroppo si è scoperto ben presto come tutta questa storia fosse in realtà tutta una montatura, creata ad arte dalla giornalista Lidia Lozano, da anni interessata alla vicenda. Quest'ultima avrebbe utilizzato una testimonianza di un certo Riccardo Zucchi, che si è scoperto poi aver frequentato la famiglia Carrisi. Alla fine la giornalista è stata cacciata via molto bruscamente dalla trasmissione.